Allora, noi siamo i ragazzi del Bookblog e siamo qui con Vittorino Andreoli e volevamo rivolgere qualche domanda. Allora, la mia personalmente è, allora, lei ha scritto per esempio nel gennaio del 2016 il libro La gioia di vivere, che racconta un po' il tema, un po' di individuale quali sono i canoni di una vita all'insegna del benessere e della gioia. Come mai lei ha presentato queste tematiche, pur avendo spesso parlato anche un po' dei problemi e dei conflitti dell'anima? Allora, io sono un tragico. Perché sono un tragico? Perché vivo sempre in mezzo alle condizioni più difficili, ai casi estremi. Però, proprio per questa mia visione del mondo, sono convinto che questa società non mi piace molto, non rispetta il mondo giovanile, per esempio, non rispetta i vecchi. Quindi è una società da cambiare. E lascio a voi da farlo. Però se non cambia e non vedo domani la soluzione, allora io dico, bisogna che noi cambiamo la visione del mondo. Tu devi ricordarti che Kant, te lo ricordi? Sì. Kant diceva, noi non possiamo mai conoscere il mondo com'è, perché dipende dalle nostre strutture, dagli a priori. Allora, noi dobbiamo cominciare a vedere il mondo in modo diverso, per esempio le piccole cose, dare meno importanza al denaro, dare meno importanza a come siamo belli di superficie, insomma. E quindi non c'è una contraddizione. Io dico, vedendo il mondo così tragico, la crisi, ecco, è necessario, o risolvono la crisi e non posso farlo io, da psichiatra, insomma, perché mi occupo di una persona alla volta. Oppure bisogna che cambiamo la visione del mondo. Grazie. Invece la mia domanda. Molti filosofi dicono che la bellezza risieda negli occhi, perché sono il mezzo per cui noi possiamo notarla. Concorda? Beh, in parte. Gli occhi sono importanti, non c'è dubbio. Ma, per esempio, un'opera, una scultura, la devi toccare perché la segui. Una persona umana, allora c'è la bellezza degli oggetti, ma c'è la bellezza della persona. La bellezza della persona non ti basta guardarla, vuoi vedere come si muove, vuoi che vedere se ti stringe la mano in maniera affettiva. Cioè, bisogna stare attenti di distinguere le teorie estetiche sugli oggetti da quelli sulle relazioni umane. Io nel libro parlo della bellezza delle relazioni, perché la bellezza è come io mi trovo con te, che tipo, ecco dove è la bellezza. È inutile che tu abbia una ragazza, no, monumento, devi trovarti bene. Chi è che può dire se quella ragazza è bella? No, solo tu che la vivi, non uno che la guarda solo. Quindi credo che l'esperienza a cui io riporto la bellezza, al piacere, il mi piace, ecco, è proprio una esperienza di vita, non solo di osservazione.